Edoardo sicuramente è uno dei tanti ambasciatori italiani, ma abruzzesi nel mondo, in questo caso per quanto riguarda lo sport. Un giovane ventenne che si è distinto in maniera evidente in questi anni sul territorio nazionale, ma oggi sul territorio europeo e mondiale, un surfista che gareggia a livelli altissimi, uno sport un po' particolare per l'Abruzzo e per la città di Pescara, perché sicuramente non ci sono le onde che ci sono in altre parti del mondo, in Europa, e quindi questo rende ancora più omaggio a questo campione, che ha una famiglia importante alle spalle. Il papà è stato uno dei grandissimi della pallanuoto abruzzese, ma voglio ricordare che dietro questo riconoscimento che con l'assessore Liris abbiamo voluto dare Edoardo Papa c'è tanta dedizione, tanta fatica, tanto impegno, una famiglia solida alle spalle, e quindi questo vuol dire che se si fatica, se si fanno sacrifici, se si lavora tutti i giorni, si possono raggiungere risultati ambiziosi come quelli che ha raggiunto Edoardo, ma sono certo che li raggiungerà ancora di più ambiziosi, e quindi l'Abruzzo gli fa un grandissimo in bocca al lupo e avrà anche all'onore anche l'onere di portare il nome dell'Abruzzo, il brand dell'Abruzzo in tutto il mondo. È una storia molto bella, ecco. Il surf purtroppo non è uno degli sport principali qui in Abruzzo, ma nonostante ciò io mi sono innamorato di questa disciplina e continuerò a lavorare duro. Questa passione, diciamo che me l'ha trasmessa mio padre. Mio padre è sempre stato un appassionato di sport acquatici, dalla pallanuoto al windsurf, tutto ciò a che fare con l'acqua, diciamo che fa parte della nostra famiglia. E verso l'età di 10 anni ho iniziato per gioco e piano piano è diventata la mia passione. I piani futuri sono quelli di migliorare ogni giorno come atleta e come persona, e poi ovviamente iniziare il circuito Open di Qualifying Series in Europa, per poter iniziare a scalare la ranking e un giorno entrare nel top 32 al mondo. Sogno nel cassetto, Olimpiadi del 2024 e, come ti dicevo precedentemente, entrare nella top 32 mondiale.